siamo in tanti. Bravo. Italia comune vuole sbagliare. Come vi chiamate? Tanti a uno che non ha niente. Come fate ad avere risarciti in tanti? Italia comune li dovete chiedere. Io chiedo scusa ai commercianti come chiedo scusa ai cittadini, ma non è colpa mia. Poi mi chiamate in danni, mi mandate in tribunale e poi che ci avete guadagnato? I soldi? Fanno il contratto, mi pago i danni e super danni e sopra danni, con tanto piacere. Qua il tetto qua sopra, lo voglio pagare io per aggiustarlo di nuovo. Io lo voglio pagare il tetto. Ho scritto, cogliendo democraticamente, civilmente, educatamente, come sono ora qua sopra educato. Nessuno mi ha risposto e questa è la conseguenza. E la pensione di vecchiaia deve avere ora, stanno facendo la legge, già la stanno facendo, che per avere la pensione di vecchiaia deve avere almeno 10 anni di contributo. E fanno la legge anti-precario. Ora ditemi voi, con i cantieri di servizio che sono lavoro nero legalizzato, com'è che si fanno ad accumulare 10 anni di contributo? Questa gente è destinata a morire di fame. Sulla strada, in campo. No, stai pigliando, anzia. Se la logica è quello che uno che sale sul tetto viene sistemato, tutti di no, la logica è che lei non si sta comportando come sindaco adesso. Io non le sto dicendo che le deve dare il lavoro, è un problema. Boss, io non voglio andare, ma come sindaco la situazione che c'è lei non la sta affrontando assolutamente e si vede da come si segue, da come è disteso. Lei si dovrebbe vergognare di quello che sta accadendo e invece ride, non si vergogna assolutamente. Adesso che brava persona era in campagna elettorale, te lo ricordi, no? Scrive la gazzetta, non c'è pace sociale, e che gli operai sono sempre a scioperare, fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà, ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare la lotta sindacale, ci vuole l'uomo forte con la dittatura e il manganello bisogna usare. Ma questo è l'ordine fascista, non si può chinare la testa, chi non può chinare la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può chinare la testa, chi non può chinare la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire non la violenza. Thank you.
ambulanza, cioè perché nel caso in cui si sente male io per esempio non saprei, cioè dico non c'è neanche un'ambulanza che soccorre. Sì, io ci tenevo a dire solo questo, se avevo chiamato voi è perché in questo momento i carabinieri mi dicevano che è la polizia che prende questi tipi di provvedimenti, quindi... Ho capito, sì. Quindi se cade oggi... Responsabilità zero, E quindi in questo caso la responsabilità... Può morire. Ho capito. Una persona sopra il tavolo mi fa preoccupare seriamente perché nel momento in cui sta male dalle non ci istituzioni sono ci si aspetta che ci sia e quindi fortunato che ci sono io, fortunato che ci sono io.